Buongiorno, questo è l'ospedale dove io sono volontario e oggi parlo del ruolo del volontario nell'accompagnamento spirituale. Nelle cure palliative, alleviato il dolore con le terapie antalgiche, rimane la sofferenza totale nelle sue componenti psicologica, sociale e spirituale, per la quale è necessario trovare un sollievo e una prospettiva. La sofferenza non è di per sé liberatrice e non è il cammino meritorio che espia le colpe, ma è salvifica se diventa il luogo dell'incontro, della solidarietà, della riconoscenza, dell'amicizia, del dialogo, dell'amore. Il compito di chi assiste spiritualmente il malato terminale è quello di proporre nella solidarietà un cammino di senso e di speranza, perché il malato possa vivere la sofferenza accettando di essere amato e di amare, esprimendo riconoscenza per chi gli è vicino, lottando senza rassegnazione contro il dolore, resistendo in una lotta radicata nella speranza che annuncia che ogni persona è grande e degna, a dispetto delle devastazioni e dei condizionamenti inflitti dalla malattia. I nemici del malato morente sono i visitatori che raccontano banalità o falsità e che evocano irrealistiche prospettive di guarigione. Per svolgere il ruolo di assistenza spirituale ai malati in fine di vita, si deve superare l'atteggiamento di attivisti radicati nelle loro credenze che propongono una pratica religiosa a pazienti provenienti da un ambiente multiculturale che non professa alcuna fede né riconosce le radici cristiane della società. La spiritualità dei morenti è al di là dei rituali proposti dalle chiese ed è legata all'intima e diretta relazione del soggetto con la fonte della vita e dell'amore. E non si tratta di essere buddisti o cristiani, ogni uomo si pone gli interrogativi esistenziali sulla sua origine, sul suo destino e sul senso di questa grande avventura che è la vita. Perché il malato possa trovare o ritrovare la relazione con la fonte della vita e dell'amore, il suo dolore deve essere alleviato ed egli deve essere messo nelle condizioni di connettersi nel silenzio alla presenza di Dio in lui. Nelle stanze degli ospedali in Belgio non c'è più la croce, ma al di sopra di ogni letto non manca mai un televisore. Sembra che alcuni pazienti abbiano bisogno di un continuo rumore di fondo. Ma allora come aiutare i malati a cogliere la sacralità della loro condizione e come ascoltare nel silenzio quello che essi nella sofferenza stanno vivendo? Il bisogno del rumore di fondo è legato all'angoscia della solitudine. E alla paura di entrare in contatto con l'oscura realtà della propria sofferenza. Il volontario è confrontato con la sfida di sostituirsi con la sua presenza al bisogno del rumore di fondo. Al capezzale del malato si avvicendano innumerevoli specialisti. Il paziente è sempre al centro di tutto, ma allo stesso tempo è distante e assente. Nella medicina delle immagini il contatto diretto e l'ascolto rischiano di passare in secondo piano. In questo contesto il volontario, che non fa niente, non deve fare niente, non può fare niente, non sa fare niente, ha una posizione privilegiata grazie al suo non sapere medicale e grazie al suo mandato di donazione. In questa condizione
Egli consente al malato di essere nel rapporto con il volontario, in contatto con i propri desideri e sogni ricorrenti e ossessivi, le speranze inconfessate e i progetti più arditi, anche quelli che i morenti formulano al di là della frontiera del possibile e contro le realistiche prognosi della scienza medica. Il non sapere del volontario e la sua missione di non agire diventano una nuova specializzazione nell'equipe multidisciplinare che ci porta vicino a chi ci è accanto. Il malato, accompagnato con empatia, può serenamente cogliere l'opportunità di accettare la propria condizione di morente e, nell'attesa della conclusione del suo percorso, connettersi alla fonte della vita. Non ha più bisogno della guarigione, perché ha preso coscienza di avvicinarsi alla sua meta. Legato a questo tema ho scritto un libro che sarà presentato nel pomeriggio al caffè con gli autori. Questo libro è un messaggio di speranza che nasce dall'ascolto dei racconti dei malati terminali, una testimonianza che alla fine del cammino di vita restano indelebili soltanto le esperienze di comunicazione e di amore. Se volete sapere di più, guardate questo sito o venite nel pomeriggio al caffè con gli autori alle 3:30. Grazie. Una domanda? La domanda è questa: mi è sembrato un po' forte l'affermazione il volontario non fa niente e non sa niente, nel senso che secondo me il volontario deve sapere ciò che dice, deve essere consapevole di ogni suo gesto, quindi volevo una spiegazione su questo. Certamente il volontario è formato da un lungo cammino di formazione, da un cammino di formazione continua, da incontri, supervisioni e contatti con tutta l'equipe di cui fa parte integrante. Non fa niente vuol dire che il volontario è uscito dalla frenesia dell'azione, che non è più a agire ma a essere, a esserci lì con tutta quanta la sua umanità, con la ricchezza delle sue esperienze e con la forza della sua capacità di ascoltare nel silenzio. Questa nostra capacità di apprendere a comunicare nel silenzio è la nostra specialità e che ci rende indispensabili nell'equipe multidisciplinare, con un ruolo diverso da quello del medico, delle infermiere, dei fisioterapisti, degli psicologi e dei cappellani. Sì, mi associo anch'io a questa riflessione, perché il volontario che non sa fare niente, detta così, anche a me ha colpito molto, tant'è che me l'ero appuntato. Nella mia esperienza la cultura, la profondità di pensiero di alcuni volontari è anche ben superiore a quella di molti operatori sanitari, e lei ne è un esempio piuttosto evidente. E poi mi ha colpito anche una sua frase, una sua relazione: la spiritualità dei moventi al di là dei rituali proposti dalle chiese è delegata all'intima e diretta.